In questo nuovo video, allora oggi faccio un video un po' particolare. Sì, sono un po' natalizia con questo outfit e rossetto rosso, ma rossetto rosso e sorriso perché oggi voglio raccontarvi la mia esperienza con Invisalign. Allora, un sacco di persone lo stanno utilizzando, visto che ci sono dei video qua su YouTube dove appunto si parla di questa cosa. Però diciamo che io vi do un feedback diverso perché io ho fatto proprio un percorso di anni dal dentista. Allora, diciamo non ho mai avuto grandi problemi con i denti, cioè io ho sempre avuto più o meno i denti dritti, però ho avuto un problema che ha riguardato la mia mandibola. Praticamente a 17 anni, a me viene da ridere perché ci sarà la mia amica Miss Pasticcino, che saluto, ciao tesoro, che ha immortalato con una foto quel momento. Se la trovo, vi giuro, ve la metto nel video. Se non la vedete perché non l'ho trovata, l'ho rimossa dagli archivi. Allora, una sera, tantissimi anni fa, mentre, cioè non tantissimi, non è che sono così vecchia, però tanti anni fa, mentre morsicavo un pezzo di pane morbido, ho sentito una fitta micidiale a questa altezza del viso, quindi proprio all'aggancio, diciamo, mandibolare, e da lì ho avuto tutta una serie di problemi con la masticazione e avevo proprio, diciamo, perso il tono muscolare a causa di questa, diciamo, lussazione alla mandibola che è stata causata appunto da questo morso dato male. Allora, dato che insomma, avevo bisogno di capire cosa fare perché a un certo punto, dopo tanti anni, mi sono ritrovata praticamente a non riuscire più a chiudere bene il morso, era diventato veramente un problema. Allora, dato che già abitavo a Roma, ho cercato appunto uno studio che fosse, diciamo, specializzato in questa tipologia di problemi, che poi ho scoperto essere l'ortognatologia. Ortognatologia? Dovrebbe essere così, se non è così ve lo scrivo qui esattamente che cos'è, dato che ovviamente parlo da paziente, non di certo da medico esperto. E ho trovato, diciamo, questo studio qui a Roma del professor Raul D'Alessio, e non è un video sponsorizzato, quindi lo faccio proprio perché li conosco, so la loro professionalità e mi sento appunto di darvi questa feedback se siete su Roma. E lui, diciamo, è un professore famoso proprio perché, diciamo, è specializzato non solo nel, diciamo, come posso dire, non solo nella parte dentistica classica, no? Le carie, tolgo il dente del giudizio, ma è proprio specializzato in problemi di ortognatologia, quindi tutto quello che riguarda appunto la masticazione. Ed è anche, diciamo, il medico delle star, perché lui tiene molto al sorriso. Se lo cercate su YouTube vedrete che comunque lui fa tutta, diciamo, uno studio su quello che è appunto il sorriso, quanto siano importanti i denti, quanto i denti incidano anche sulla postura, su tutto il resto del corpo e quanto sia importante comunque avere un bel sorriso. Quindi, quando ci siamo conosciuti io e il professore non mi ha dato Invisalign, mi ha fatto un trattamento che io devo dire ha, come posso dire, grazie a Dio, non mi ha poi permesso di fare l'operazione perché ero da operare. E diciamo che lui con questo trattamento ha evitato l'operazione, è stato un trattamento di 5 anni. Poi purtroppo questi trattamenti dentistici variano, nel senso che uno non sa mai come reagisce il corpo, quindi lui mi aveva detto 3 anni, in realtà è stato un pochino di più perché, diciamo, i miei denti e la mia mandibola soprattutto ci ha messo di più a ritornare un attimo in assist. Ed è stato questo trattamento chiamato Incognito. Incognito è un apparecchio d'oro. D'oro perché l'oro, mi ha spiegato il professore, è un metallo malleabile, quindi serviva proprio per la tipologia della mia problematica, per il tipo di mia problematica. Ed era questo apparecchio che si metteva dietro ai denti, quindi è stato assolutamente invisibile al mondo, cioè nessuno sapeva che io avevo questo ferro in bocca per 5 anni perché non si vedeva assolutamente niente. E questo apparecchio ovviamente
È stato trattato dal professore nel corso degli anni, facendomi per esempio delle trazioni, cambiando dei pezzi, mettendo degli elastici, togliendo degli elastici, insomma è stato comunque un lavoro molto importante e oltretutto io sono stata anche visitata dagli specialisti di Incognito, che sono appunto coloro che hanno proprio creato questo apparecchio, mi pare fossero tedeschi, non vorrei dire bugie. E tutto sommato io dopo tanti anni ho risolto quel problema e ho notato la cosa fantastica, ho notato che il mio viso è proprio cambiato, tanto che questo labbro superiore, io guardo sempre l'altra parte, il labbro superiore, quando avevo il problema mandibolare, quindi il tono muscolare caduto, era rientrato, cioè quasi non si vedeva, invece adesso ho il labbro. Gli zigomi sono cambiati, il mento è cambiato, ma proprio vi giuro ragazzi, la forma, prima avevo la faccia tipo caduta a terra, una cosa improponibile. E infatti molte persone mi hanno poi chiesto se mi ero rifatta le labbra, se mi ero rifatta gli zigomi, perché mi vedevano comunque diversa. È come se il mio viso fosse rientrato, diciamo, in una armonia, avesse ripreso, diciamo, proprio ogni cosa al suo posto, non so come dire. E ovviamente questo ha giovato anche i miei denti, perché chiaramente anche i denti si sono spostati, mi ha aperto un po' l'arcata superiore che era molto stretta e ci sono stati appunto dei benefici anche proprio sui denti, quindi non solo sulla mandibola, quindi trattamento appunto Incognito, questo era per dire la mia esperienza su questo apparecchio. Finito questo apparecchio, quindi toglie tutto, io contentissimo, ho dovuto fare il mantenimento e abbiamo fatto il mantenimento appunto con questo famoso Invisalign. Invisalign è questo apparecchio, che poi non è un apparecchio secondo me, cioè rispetto all'apparecchio Incognito, cioè questo non è un apparecchio, sono due mascherine, vedete, che ovviamente vengono create dallo stampo dei vostri denti. In realtà il professor D'Alessio non usa nemmeno più la tecnica dello stampo dei denti, ma vi fa una foto con una telecamerina fighissimo, quindi non vi mette più quella roba tipo di gomma in bocca che vi soffoca per prendere l'impronta. L'impronta viene presa con questo super nuovo macchinario che non è assolutamente invasivo, vi fa la foto e dopodiché viene appunto creato il vostro trattamento Invisalign. Le mascherine Invisalign, io ora non so quante sono in totale, mi pare una ventina, ma non vorrei dirvi una bugia. E non so se sono 20 per tutti, cioè forse lì dipende dalle esigenze, io questo non lo so, non sono una tecnica. Posso dirvi che io sono alla mia, se non sbaglio, dodicesima mascherina e cambio le mascherine ogni 15 giorni. E sono molto semplici da mettere, vanno tenute ovviamente tutto il giorno. Io ora insomma, per registrare lo tolgo perché ho difficoltà a parlare, cioè ho già difficoltà a parlare di mio, figuriamoci con le mascherine, quindi le ho tolte. Però in realtà io le tengo tutti i giorni, tutto il giorno e tutta la notte, li tolgo diciamo nei momenti in cui devo mangiare e devo magari lavarmi i denti, insomma fare delle cose così. E magari quando bevo il caffè, ecco lì le tolgo sempre perché non voglio che si macchino. E sono a mascherine assolutamente invisibili, comodissime da mettere. Adesso tra un po' le metterò per farvi vedere proprio il meccanismo. E insieme a queste mascherine, io devo fare delle trazioni con degli elastici. Il professor, sempre D'Alessio, mi ha spiegato appunto come inserire gli elastici e io devo tenere purtroppo anche gli elastici, ma perché io ho anche questo problema mandibolare, quindi non lo faccio soltanto per una cosa puramente estetica. Però devo dire che da quando metto le mascherine, insomma, il grande vantaggio che io ho notato su me stessa è che soprattutto di notte io tendo a digrignare i denti e queste mascherine tendono a farmi da bite. Il bite che cos'è? Questo apparecchio tipo questo, delle mascherine tipo queste. Forse non so se adesso le fanno proprio solo con questa forma. Io quando ero piccola avevo un bite diverso, un pochino più difficile da tenere, e che comunque vi consente di avere appunto un spessore tra i denti quando li digrignate, in modo tale che non vi spaccate i denti. Ecco, questo sostanzialmente serve il bite, e questa è anche la funzione che fanno queste mascherine.
E poi chiaramente, insomma, il mio sorriso ne ha giovato perché era già bello prima, devo dire, io ero già partita bene, però comunque ho visto che alcuni spazi dei denti che si erano creati a causa anche del trattamento precedente, ma forse avevo già di mio, io non me ne sono mai accorta, sono completamente spariti. E quindi lo consiglio a chi ha proprio problemi di denti, nel senso chi non ha i denti dritti, chi ha gli spazi tra i denti e li vuole chiudere, chi ha diciamo, l'arcata proprio dei denti troppo stretta, troppo larga, insomma, eccetera, eccetera. Cioè, poi andate dal professor D'Alessio che su questo ne sa più di me, però volevo farvi adesso vedere come si inserisce. Ok, adesso riderete tutti. Allora, questa è la mascherina superiore. Eccola qua. Vedete, non si vede assolutamente nulla. Questa mi stringe perché quella nuova me l'ha data ieri, prof, stringe. Ogni mascherina poi ha una sua funzione, cioè io ho capito che ce n'è una che serve ad allargare, a fare un certo tipo di lavoro, poi c'è quella, diciamo, che serve di mantenimento. È una cosa veramente interessante. Purtroppo non l'ho mai studiata, quindi non lo so, però vedete quanto è facile inserirla. Adesso proviamo a mettere quella sotto. Inserita perfettamente, mi sono macchiata col rossetto. E questa è Invisalign, insieme all'apparecchio, adesso non parlerò più, vedete, ho più difficoltà a parlare con l'apparecchio, ma insomma non importa, vi danno ovviamente la sua scatolina, qui è dove io ripongo l'apparecchio ogni volta che lo tolgo, e poi vi danno anche questo cleaning crystals, che sono praticamente cristalli per lavare appunto il vostro Invisalign. Tutto ciò viene dato in una pochette che io ora non trovo, nera, molto carina con la scritta Invisalign, ed è sicuramente un trattamento che io consiglio. Qui ci sono i miei elastici, questi sono gli elastici che io metto per fare tutte le trazioni del caso. E se volete appunto un posto carino, con persone professionali che lavorano bene, che insomma vi curano, io ormai sono tipo, per me loro sono tipo dei genitori acquisiti, cioè li vedo più di mia madre veramente, perché i miei genitori sono a Torino e il mio dentista lo vedo una volta ogni 2 settimane massimo arrivo. E se volete appunto un punto di riferimento dove andare a fare questo trattamento, ve lo do. Lui si chiama professor Raul D'Alessio, è un medico chirurgo, specialista in odontoiatria e protesi dentaria, specialista, ecco, magari ve lo dico giusto, in ortognatodonzia. L'ho detto giusto prima, ortodonzia, ho detto ortognatodonzia, ed è anche ovviamente professore alla scuola di specializzazione di ortognatodonzia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il suo studio è in via Flaminia 21. Ma io comunque tutti i numeri di telefono del professore ve li lascio nell'info box. Vedete, qua ci sono, lui vi dà poi questo cartellino con tutti appunto gli appuntamenti e tutti ovviamente i preventivi di ogni trattamento. Io non vi dico quanto ho speso io perché purtroppo, come posso dire, ogni trattamento fa storia a sé, nel senso che dipende ovviamente da che cosa dovete fare. Di certo andare dal dentista, diciamo, non è il posto più economico del mondo, però diciamo che ogni trattamento deve essere poi, a livello proprio dico di preventivo, valutato sulla vostra tipologia di problema. E c'è anche da dire che magari voi andate dal professore per fare Invisalign, invece lui sostiene che Invisalign non sia il vostro trattamento, ma comunque basta telefonare appunto per prendere una consulenza da lui e verrete accolti poi dalla, diciamo, capo supremo dello studio che è Claudia, che è la moglie del professore, che è una donna pazzesca che organizza tutto. Per qualsiasi problema potete chiamare lei, lei risolve tutto, cioè credo anche problemi esistenziali, non solo di relativi, diciamo, alla materia specifica. Quindi, questo è quanto. Io spero che questo video, come al solito, vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!